Stavo dicendo, prima di iniziare la registrazione, che abbiamo visto che per un sistema a tempo continuo il sottospazio di controllabilità a zero coincide col sottospazio di raggiungibilità, qualunque sia, tra parentesi, va bene, l'intervallo di tempo continuo in esame, visto che il sottospazio di raggiungibilità indipendente dall'intervallo di tempo che prendiamo in esame, T0, T con F, anche il sottospazio di controllabilità, visto che coincide, ovviamente sarà indipendente dall'intervallo in esame, T con 0, T con F. Ciò non accade per un sistema discreto. E vediamo un po' quali sono le caratteristiche, le condizioni per la controllabilità di un sistema discreto. La definizione di sottospazio di controllabilità a zero non cambia, anche per un sistema discreto. Cos'è che cambia? Va bene? È il fatto che per un sistema discreto x di k più 1 uguale a per x di k più b per u di k, va bene, cambia il fatto che x all'istante generico k, chiamiamolo, è uguale ad a alla k per x, sottinteso x all'istante 0, più somma per i che va da 0, ma prendiamo 0 come stato iniziale, come istante iniziale, a k meno 1 di a alla k meno 1 meno i per b per u di. Allora, cosa cambia rispetto a un sistema tempo continuo? Cambia il fatto che l'ufficio di e alla a t con f meno t con 0, quindi di quella che abbiamo chiamato matrice di transizione dello stato, in questo caso viene assunto dalla matrice A alla K. E perché cambiano le situazioni? Perché la matrice E alla A tf meno t con 0 è sempre una matrice non singolare, mentre la matrice A alla K può essere una matrice singolare. Sarà singolare se A in partenza è una matrice singolare. Ecco, questo comporta una diversità di situazione. Vediamolo. Sottospazio di raggiungibilità in un passo. Lo chiamiamo così x con pedice c. Sottospazio di controllabilità in un passo è uguale a tutti gli x tali che, in un passo, quindi in questa espressione k uguale a 1. Allora x con 1 deve essere uguale a 0, quindi a per x deve appartenere, questo è un vettore del sottospazio di raggiungibilità, e quindi tutti gli x tali che a per x deve essere uguale al sottospazio di raggiungibilità, però attenzione, in un passo. Qui i sottospazi raggiungibili o meno dipendono dal numero di passi, almeno fino a un certo punto. Va bene? Sono via via diversi fra di loro, fino almeno a un k pari all'indice di, come l'abbiamo chiamato? All'indice di raggiungibilità, che è certamente minore o tutt'al più uguale ad n, ordine del sistema, va bene? Può essere anche inferiore, va bene, ma soltanto
quando abbiamo raggiunto col passo K l'indice di raggiungibilità, va bene, allora avremo un sottospazio di raggiungibilità in, chiamiamolo, K' passi, che diventa un sottospazio invariante. Per K minore di K' non è detto, anzi non lo è sicuramente, invariante il sottospazio di raggiungibilità. Allora, questo è il sottospazio di controllabilità in un passo, il che significa che questa x deve essere tale che ra per x uguale a sottospazio di raggiungibilità in un passo. Cos'è? Immagine di B. Cioè, va bene, questa mi dà non tutto il sottospazio di controllabilità a zero. Ovviamente, scusate, prima limitiamoci a questo. Se A è non singolare, allora fissato un qualunque x appartenente all'immagine di B, un qualunque vettore appartenente all'immagine di B, cioè appartenente al sottospazio di raggiungibilità in un passo, che è l'immagine di B, va bene, allora è unica la x, va bene, tale che A per x è uguale a uno di quei vettori, x uguale ad A meno 1, che descrive l'antiimmagine in cui, nel caso in cui A sia non singolare, per il vettore appartenente all'immagine di B. Cioè, se A è non singolare, allora possiamo scrivere così, che x appartenente al sottospazio di raggiungibilità uguale ad A alla meno 1, all'operatore A alla meno 1 o alla trasformazione lineare A alla meno 1 applicata a un qualunque vettore dell'immagine di B. E non c'è altro. E quindi, va bene, le dimensioni del sottospazio di controllabilità sono esattamente uguali alle dimensioni dell'immagine della matrice B, quindi al rango della matrice B. Se invece A è singolare, quindi ammette qualche autovalore uguale a zero e quindi ammette un nucleo di A, allora le soluzioni di questa equazione, perché è questa che dobbiamo risolvere per calcolare tutti gli x, allora questa soluzione, diciamola, riscriviamola un istante per maggior correttezza, A per x, dove x è il vettore incognito che, se calcolato, apparterrà al sottospazio di controllabilità a zero, deve essere uguale ad un vettore, chiamiamolo x tilde, appartenente all'immagine di B. Questa equazione ammette soluzione? Ma dipende, visto che A è singolare. O x tilde appartiene all'immagine di A e allora c'è soluzione. O x tilde non appartiene all'immagine di A e allora non ci sono soluzioni. Comunque sia, tutti gli x appartenenti all'antiimmagine di A all'antiimmagine in A
appartenenti a B, quindi all'immagine di B, sono soluzioni. Sono le uniche soluzioni o no? O ce ne sono altre di questa equazione? Quando x tilde appartiene all'immagine di B, ci sono dei casi in cui x tilde è uguale a 0. X tilde uguale a 0 appartiene all'immagine di B. Diamine, il vettore nullo appartiene sempre all'immagine di una qualche trasformazione lineare. E allora, se x tilde è uguale a 0, a per x uguale a 0, che soluzioni ha? Il nucleo di A. E allora diremo che il sottospazio di controllabilità in un passo uguale all'antiimmagine di B più il nucleo di A. Sono due sottospazi. La loro somma mi dà il sottospazio di controllabilità. Attenzione, riscriviamo il sottospazio di controllabilità in un passo. X con C in un passo uguale tutti gli X tali che A per X uguale al sottospazio di raggiungibilità in un passo. Supponiamo che il sottospazio di raggiungibilità in un passo abbia dimensioni 3. Quando è che può avere dimensioni 3 il sottospazio di raggiungibilità in un passo? Quando B? Com'è? Quando B ha rango 3, è costituito da 3 colonne, almeno, poi ne possono essere 4, 5, 6, però ha rango 3. Va bene, la matrice B deve avere rango 3 e quindi esistono 3 colonne linearmente indipendenti. Allora, R1 abbia rango 3, cioè dimensioni 3. Sottospazio di controllabilità, che dimensioni può avere? Può avere dimensioni 1? Risposta? No. Perché no? Perché la x deve essere tale che A per x appartiene ad R1, va bene, o se volete l'immagine di A, va bene, deve appartenere ad R1. Allora l'immagine di una trasformazione, va bene, che dimensioni ha? L'immagine di una trasformazione applicata, va bene, ad un sottospazio, che dimensioni ha? Non può avere una dimensioni, va bene, inferiori al sottospazio di arrivo. E quindi, va bene, se a x appartiene ad R1 ed questa x con c avesse dimensioni 2, a per x, va bene, non può avere dimensioni superiori a 2. A per x al più ha dimensioni inferiori o uguali a 2. Allora, se R1 ha dimensioni 3, va bene, anche x con C1 non può avere dimensioni inferiori a 3. Non mi sono spiegato. Abbiamo una trasformazione. Va bene, da x ancora in x, ma definita, diciamo,
dove x di arrivo però deve essere un sottospazio di dimensioni 3. Qual è il sottospazio di x tale che dà come trasformazione A per x, va bene, un punto, un elemento di questo sottospazio di dimensioni 3? È ancora un sottospazio, ma di che dimensioni? Non può avere dimensioni inferiori a 3. Certamente almeno 3. Può essere anche di dimensioni superiori. Quando è che il sottospazio appartenente al dominio dà luogo, attraverso la trasformazione A, a un sottospazio di dimensioni 3, però superiori? Quando la trasformazione A è singolare, perché se è non singolare, va bene, dimensioni del sottospazio dominio e dimensioni del sottospazio codominio sono sempre uguali, se la matrice A è non singolare. A per x uguale a y, va bene, vuol dire che x uguale a alla meno 1 per y, se la matrice A è non singolare, quindi dimensioni del dominio di partenza e del dominio di arrivo sono le stesse. Se invece A è singolare, le dimensioni del sottospazio A per x possono essere superiori alle dimensioni del sottospazio del dominio. Perché il sottospazio del codominio relativo ha sicuramente il nucleo di A, va bene? E quindi le sue dimensioni possono essere superiori, a meno che il nucleo di A non appartenga già al sottospazio del dominio di cui, su cui faccio la trasformazione. Morale, va bene, di questo discorso pensarci sopra un istante, se non sono stato abbastanza chiaro, eventualmente me lo dite e lo riprenderemo. Possiamo concludere che xc in un passo è uguale a tutti gli x tali che A per x appartiene al sottospazio di raggiungibilità in un passo, che sarà anche uguale all'antiimmagine di R1 nella trasformazione A, se volete, più il nucleo di A. Attenzione, questa antiimmagine di R1 appartiene ancora ad R1? Coincide con R1 o no? Nel sistema tempo continui abbiamo detto che il sottospazio di controllabilità, che è l'immagine di A, coincide col sottospazio di raggiungibilità. È vero qui che il sottospazio di controllabilità coincide col sottospazio di raggiungibilità in un passo? Non è vero. Quando è che verranno a coincidere i sottospazi di raggiungibilità e di controllabilità? Quando il sottospazio di raggiungibilità diventa A invariante. E quando è che diventa A invariante il sottospazio di raggiungibilità di un sistema discreto? Solo quando il sottospazio di raggiungibilità raggiunge la sua dimensione massima. In due passi, ad esempio, x con c in due passi è uguale a tutti gli x tali che a quadro x appartiene al sottospazio di raggiungibilità in due passi. Quindi all'immagine, questo non è altro che l'immagine di B a B.
L'immagine di B a B è invariante? No, assolutamente. A meno che a quadro B non sia linearmente dipendente dagli altri vettori, allora, e quindi il sottospazio di raggiungibilità ha raggiunto dimensioni massime, non ce ne sono di più, va bene, di vettori di una sua base. Allora, a quadro per x è un vettore di R2 o no? Sì, ma x è un vettore di R2? No. Se fosse un vettore di R2 vorrebbe dire che abbiamo raggiunto il massimo sottospazio di raggiungibilità. E così via. Può sembrare un po' noioso, in effetti lo è noioso questo discorso. In generale, diciamo l'ultima espressione, ebbene, in generale, quando il numero di passi diventa maggiore o tutt'al più uguale dell'indice di raggiungibilità, cioè del numero di passi tale che immagine di B a B puntolini A alla K meno 1 per B, dove K è l'indice di raggiungibilità, allora vale che X con C in K passi, K ovviamente indice di raggiungibilità. È uguale. Allora, a questo valore di K, il sottospazio di raggiungibilità R in K passi diventa invariante. Se diventa invariante, allora l'espressione X con C in K passi è uguale a tutti gli X tali che A alla K per X appartiene ad R in K passi, allora in questo caso, va bene, se X, se un, il vettore appartiene ad RK, anche alla K per X appartiene ad RK, il che significa che quando abbiamo raggiunto questo valore, va bene, un X appartenente al sottospazio di raggiungibilità, al sottospazio di controllabilità, appartiene anche al sottospazio di raggiungibilità e viceversa. Va bene. Però ci sono altri vettori X che soddisfano a questo requisito. Quali sono? Quando quei vettori tali che A alla K per X è uguale a zero, perché il vettore nullo appartiene sempre a un qualunque sottospazio, in particolare a quello di raggiungibilità. E allora, quando abbiamo raggiunto l'indice di raggiungibilità, l'x con k di x uguale al sottospazio di raggiungibilità, ed è inutile dire in quanti passi, in passi maggiori uguale a k, quindi il massimo sottospazio di raggiungibilità raggiunto, che è invariante, va bene, più il nucleo di A alla K. Questo è il sottospazio di controllabilità, che coincide, come per i sistemi tempo continui, col sottospazio di raggiungibilità se la matrice A alla K è non singolare, e se è non singolare vuol dire che anche A è non singolare. Quindi per una matrice A del sistema non singolare, il sottospazio di controllabilità a zero coincide col sottospazio di raggiungibilità quando il numero di passi in esame è
maggiore o uguale all'indice di raggiungibilità. Per un numero di passi inferiore all'indice di raggiungibilità bisogna riferirci alla definizione di sottospazio di raggiungibilità. Un esempio. Si è dato il sistema a tempo continuo, tempo discreto. X di K più 1 uguale. Uno, uno, zero, uno per x di k più zero, uno per u di k. Calcolare il sottospazio di raggiungibilità. È il sottospazio di controllabilità a zero in un passo. Allora, prima di risolvere l'esercizio, vediamo se a mente, va bene, così a occhio, riusciamo a dare qualche risposta, poi i conti li faremo dopo, a questo quesito. Faccio osservare che la matrice A è in forma di Jordan, va bene? È un blocco di Jordan associato all'autovalore 1, per cui la matrice è non singolare, certamente, basta vederne il determinante anche. 2. Il vettore B ha componente diversa da 0, secondo, lungo l'ultima riga del blocco di Jordan a componente 1, il che mi basta, va bene, applicando il lemma PBH, per dire che il sistema è completamente raggiungibile. Allora, se è completamente raggiungibile, in quanti passi è completamente raggiungibile? Ovviamente in due passi, in questo caso. Va bene. In un passo no, va bene, perché il sottospazio di raggiungibilità in un passo avrà dimensione 1, avrà, e non 2 tutto lo spazio. Se la matrice A è non singolare, il sottospazio di controllabilità a 0 in qualunque numero di passi ha sempre dimensioni pari al sottospazio di raggiungibilità. E quindi R in un passo le sue dimensioni sono 1. Le dimensioni di R in due passi e 2 l'indice di raggiungibilità del sistema, ovviamente è uguale a 2, tutto lo spazio è raggiungibile. In un passo, va bene, il sottospazio di raggiungibilità è l'immagine di B, sì o no? E allora B è un vettore, e quindi l'immagine di B è un sottospazio monodimensionale, dimensioni 1, siamo d'accordo? Le dimensioni del sottospazio di controllabilità in un passo, quindi visto che la matrice A è non singolare, se no non sarebbe necessariamente vero, va bene, è uguale sempre a 1. Pari a questo, perché il sottospazio di controllabilità è A alla meno 1 per il sottospazio di raggiungibilità,
va bene, A alla meno 1 non singolare, se il sottospazio di raggiungibilità è dimensione 1, avrà dimensione 1 anche il sottospazio di controllabilità. Dimensioni del sottospazio di controllabilità in due passi, ovviamente, è 2 tutto lo spazio. Questo dipende sempre dal fatto che la matrice A del sistema è non singolare. La domanda che ci poniamo a questo punto, ma questi due sottospazi, R1 e X con 1, hanno uguali dimensioni, ma sono uguali? Coincidono? Nei sistemi tempo continui abbiamo visto che coincidono, ma perché nei sistemi tempo continui il sottospazio di raggiungibilità e di controllabilità è sempre quello, indipendentemente dal dominio, dall'intervallo di tempo t esaminato, qui non è vero. E allora facciamo il punto. Se R1 e x con C1 sono uguali o no? Certamente sappiamo che sono di dimensioni 1. Sono lo stesso sottospazio o no? Vediamo un po'. Va bene. Cominciamo. R in 1 uguale all'immagine del vettore 01, cioè l'immagine di B, che sarà uguale a 0 alfa, qualunque sia alfa, ovviamente, al variare di alfa. Questo è il sottospazio di raggiungibilità. Sottospazio di controllabilità a 0 in un passo deve essere che A per x deve appartenere al sottospazio di raggiungibilità e quindi deve essere uguale a 0 alfa qualunque sia alfa. Allora tutti gli x che soddisfano a questo requisito appartengono al sottospazio di raggiungibilità, di controllabilità a 0 in un passo. Allora questa qui, x uguale ad a alla meno 1 per 0 alfa. Ora A alla meno 1, se A era, se non mi sbaglio, 1, 1, 0, 1, se A era uguale ad 1, 1, 0, 1, A alla meno 1, e lo posso fare perché A è non singolare, se no non lo potrei fare. È uguale, determinante 1, e quindi 1 su 1 è 1, va bene, 1, 1, meno 1, 0, da cui x appartenente al sottospazio di controllabilità in un passo è del tipo questa matrice moltiplicato il vettore appartenente al sottospazio di raggiungibilità, quindi 1 meno 1 per 0 alfa meno alfa, 0 1 per 0 alfa alfa, che non è il medesimo sottospazio di raggiungibilità, ci mancherebbe altro. Una base di detto sottospazio è meno 1 1, va bene? Che non è la base del sottospazio di raggiungibilità in un passo. Se io faccio il conto in due passi invece, è ovvio, mi viene tutto lo spazio e quindi il sottospazio di raggiungibilità e di controllabilità coincidono. Quest'ultima affermazione era perché il fatto è che i punti di sottospazio diventano invarianti. Perché il sottospazio di raggiungibilità diventa invariante, va bene? E quindi diventa invariante anche il sottospazio di controllabilità. Non solo, in questo caso 2 è l'indice di raggiungibilità, va bene, e quindi quando abbiamo raggiunto l'indice di raggiungibilità è vera la seguente espressione: sottospazio di controllabilità uguale al sottospazio di raggiungibilità, che è il massimo possibile, perché
perché stiamo parlando di un numero di passi pari all'indice di raggiungibilità, più, eventualmente se esiste, se no è 0, quindi va sempre bene, nucleo di A elevato a questo indice. Ecco, e questo è quanto riguarda il, ad esempio, facciamo il, vediamo un po', A uguale x di k più 1 uguale ad A per x, zero uno zero zero. B uguale uno zero. Cominciamo, sottospazio di raggiungibilità in un passo, uguale ovviamente all'immagine di 1, 0. Sottospazio di raggiungibilità in due passi, uguale all'immagine di B, e quindi 1, 0, A per B, 0, 0, e quindi coincide con l'immagine di 1, 0. Seconda colonna diventa 0, 0, la sua immagine è 0. E quindi le dimensioni del sottospazio di raggiungibilità da 1 a 2 passi non cambiano. Le dimensioni massime sono queste, l'immagine di 1, 0. Sottospazio di controllabilità a 0. Eh no, l'immagine di 1, 0 e 0, 1 ha due dimensioni, ovviamente. È la somma delle due immagini, cioè possiamo trattarla come la somma dell'immagine di 1, 0 e di 0, 1, cioè come adesso. Dico, va bene, se lei dice la base è del sottospazio che lei vuole individuare è vettore 1, 0 e vettore 0, 1, sì o no? Va bene, benissimo. Sono linearmente indipendenti questi due vettori e quindi il sottospazio individuato da questa base ha dimensioni 2. Alfa per 1, 0 più beta per 0, 1, che significa in questo caso, come ha detto lei, il vettore alfa beta, che possono essere completamente indipendenti, descrive quindi lo spazio a due dimensioni. Siamo d'accordo? Allora, R1 è l'immagine di 1, 0, R2 è l'immagine ancora di 1, 0. Siamo d'accordo? E quindi R1 coincide con R2. Vediamo A, se C con 1 coincide con C con 2 o no. C con 1, da cosa è dato? Dai vettori x tali che a per x deve essere uguale a r1 e quindi è un vettore del tipo alfa 0, un vettore appartenente a r1 è un vettore di tipo alfa 0 qualunque sia alfa. Allora esprimiamo questa equazione: a 0 1 0, 0 per x è uguale ad alfa 0. Esistono soluzioni? Sì, diamine, ci mancherebbe altro. Perché? Se volete invocare Roucher Capelli, perché il rango della matrice del sistema, che è 1, e il rango della matrice completa, tenendo conto anche del B, è ancora 1 e quindi esistono soluzioni. Cerchiamole. Cosa basta prendere? Basta prendere
un minore di ordine 1 diverso da 0, quello è il solo minore di ordine 1, va bene, dare valore arbitrario alla prima componente 1, ad esempio, va bene, e la seconda componente deriva dall'equazione 0 per x con 1 più 1 per x con 2, va bene, x con 2 uguale ad alfa. E quindi le soluzioni sono 1 alfa, qualunque sia, il valore di alfa, va bene, non basta, ovviamente, perché sottospazio di controllabilità 0 in un passo è uguale alle soluzioni di questo sistema più il nucleo di A. Il nucleo di A, ovviamente, e quindi x con c uguale, in un passo, uguale all'immagine e quindi allo span di 1 alfa virgola nucleo di A. Qual è una base del nucleo di A? La base del nucleo di A è 1, 0. A moltiplicato 1, 0, ovviamente da 0, virgola, 1, 0. I due vettori sono linearmente indipendenti per alfa diverso da 0, ma alfa uguale a 0 non ha senso. Il sottospazio di controllabilità, pur in un passo, è tutto lo spazio dimensioni 2. Questo è il caso, un esempio banale, in cui la matrice A è non singolare e quindi x con c in un passo è uguale a un sottospazio che abbia come base una soluzione di AX uguale a 1, 0 per alfa più il nucleo antiimmagine di in A del sottospazio di raggiungibilità più il nucleo. Comunque nulla ha a che vedere con il sottospazio di raggiungibilità. In due passi sì. Va bene. Il sottospazio di raggiungibilità in due passi è esattamente uguale al sottospazio di controllabilità in due passi. Perché? Va bene, perché due in questo caso sono le dimensioni del sistema. Proviamo a cominciare a fare un esercizio. Dunque, se qualcuno ha qualche problema con la controllabilità di un sistema discreto, perché per un sistema tempo continuo non c'è nessun tipo, va bene, di ambiguità, provi a farsi qualche esercizio e poi eventualmente viene da me. Allora, prendiamoli dal Fornasini Marchesini, ne faremo sia no uno e due, o due in questo momento, li faremo anche domani mattina. Professore Guardi, c'è solo un'ora oggi. Sì. Sono le 11.27. Io ho le 11.21, come mai? Secondo il vostro orologio a che ore sono? 28. 28 addirittura? E allora devo regolare questo mio orologio, va bene, e rimandiamo gli esercizi a domani. Guardatevi la controllabilità perché per un sistema discreto, perché? Perché pur essendo semplice può essere leggermente noiosa, va bene, decidere sottospazi di controllabilità per un sistema discreto, ovviamente quando parlo di sottospazio di controllabilità in un numero di passi inferiore
all'indice di raggiungibilità, in cui via via non solo il sottospazio di raggiungibilità aumenta l'aumentare dei passi, ma aumenta anche il sottospazio di controllabilità, e aumenta in maniera diversa in generale quando la matrice è non singolare, se no è la stessa zuppa, va bene, nel discreto. E vabbè, prima devo chiudere function.